Fermatevi, non sparate, sono io, ha vinto lo Stato. Con queste parole è finita la latitanza di Michele Zagaria, primula rossa della Camorra, capo incontrastato del clan dei Casalesi, l'ultimo ancora libero, latitante da 17 anni, stanato dagli uomini della squadra mobile di Napoli e Caserta, coordinati dallo SCO di Roma, catturato come un topo in trappola in un bunker sotterraneo, scavato nel terreno di una villa a Casapesenna, la sua Casapesenna. Dal quel comune in provincia di Caserta non si era mai spostato, aveva scelto di non allontanarsi dai luoghi in cui gestiva affari illeciti, riciclaggio, droga, racket, usura, tutto nelle sue mani. Il blitz è scattato intorno alle 3 del mattino per mettere in sicurezza tutta la zona. La cattura è arrivata dopo oltre un'ora di trattativa a distanza. Capelli bianchi, occhiali, soltanto un poco più in carne rispetto all'ultimo identikit diffuso dalle forze dell'ordine. Sul posto, una stradina quasi nel centro del paese, sono arrivate decine di persone, curiosi ma soprattutto poliziotti, carabinieri, finanzieri e tutti i magistrati della DDA che nel tempo si sono succeduti nel coordinamento delle indagini sulla cattura del latitante numero uno della Camorra. L'abitazione dove si nascondeva Zagaria è di Vincenzo Inquieto, detto Enzo il tubista. In casa, al momento del blitz, c'era la moglie di Inquieto che è stata arrestata. Vincenzo Inquieto è il fratello del commerciante, il cui negozio fu distrutto dalle forze dell'ordine lo scorso anno nella convinzione che il magazzino nascondesse un covo di Zagaria. Riconoscimenti alle forze dell'ordine sono arrivati dal Presidente della Repubblica e da tutto il governo.